Ah, bella notizia, c'è il coro, ha 22 anni di attività ed è quello di Santa Maria Ausiliatrice, sta facendo uno scambio internazionale con un altro coro, il Children's International Voices of Enfield, coro londinese che verrà ospite a Milano. E allora Fabio, raccontaci questo incontro, questo scambio culturale legato alla musica tra queste due realtà, quella milanese dei bambini del coro di Santa Maria Ausiliatrice e quella del coro inglese. Praticamente il nostro piccolo coro Santa Maria Ausiliatrice di Milano, che è da 23 anni nella nostra parrocchia, è stato contattato da questo coro inglese, l'International Children Voice of Enfield, che è un coro di Londra, che raccolgono appunto anche loro dei bambini, dei ragazzi fino ai 16 anni. Ci hanno contattato per poter fare uno scambio, quindi loro saranno con noi la prossima settimana con il nostro coro, ospiti delle nostre famiglie, mentre noi andremo a Londra nella prima settimana di gennaio per completare in questo modo lo scambio. E i protagonisti come vivono, i bambini, i ragazzi, questo scambio, la possibilità di fare della musica un modo per viaggiare e conoscere altri? Beh, i bambini sono molto eccitati di questa novità, perché per noi è la prima volta che facciamo una cosa di questo genere a livello internazionale. Abbiamo già avuto altri scambi con altri cori d'Italia, da Rovereto, dei grandi nostri amici, siamo stati anche in Sicilia, in Sardegna, da altri cori che come noi si ispirano all'Antoniano di Bologna, quindi allo Zecchino d'Oro. Per cui è diventata una cosa, una novità, perché appunto c'è questa volta il fatto di dover prendere un aereo e andare fino a Londra. Lo stanno vivendo molto bene, anche le famiglie stanno rispondendo molto bene, impegnandosi, perché essendo tutto basato sul volontariato, il nostro lavoro, si stanno impegnando al 1000 per 1000 per poter dare una ottima accoglienza a questi bambini, ai ragazzi e anche ai loro genitori che verranno appunto insieme ai ragazzi qui a Milano. C'è anche da segnalare un appuntamento in Duomo domenica alle ore 12.30. Esatto, alle ore 12.30 i due cori animeranno la Santa Messa appunto delle 12.30, che è una messa di orario del Duomo, animeranno questa messa con i canti liturgici normali. Alcuni canti sono stati scelti dal repertorio di Lourdes, che prevede appunto sia delle strofe dei ritornelli in italiano che in inglese, in modo che anche i ragazzi inglesi non hanno troppe difficoltà a dover imparare troppe parole in italiano. Quindi al termine di questa messa, il canto finale, anziché eseguire il canto finale, verranno eseguiti due o tre canti dal coro inglese, che appunto è ospite, e quindi ci sarà questo piccolo mini concerto, così per poter dire abbiamo cantato anche noi in Duomo, c'è stata questa occasione. E quindi anche qui anche i nostri ragazzi, che di solito cantano più canzoni legate appunto al mondo dello Zecchino d'Oro, hanno dovuto così rivedere un po' il repertorio per pensare un pochino a canti più religiosi, anche se siamo reduci da un bellissimo pellegrinaggio fatto con l'Optal a Lourdes nel mese di settembre, in cui anche lì abbiamo dovuto cantare durante la messa internazionale, quindi ormai siamo un po' avvezzi anche a questa novità, che è stata molto piacevole per noi. Riepilogando, appuntamento domani in Duomo alle 12.30 con la Santa Messa Domenicale e i canti di questi due cori, il piccolo coro Santa Maria Ausiliatrice e il Children's International Voices of Enfield da Londra, e poi un concerto che si terrà mercoledì 26 ottobre alle 20.30 con questi due cori insieme, Together, il titolo del concerto, con ingresso libero presso la parrocchia Santa Maria Ausiliatrice in via della Ferrera 11 a Milano. Per informazioni www.magiadinote.it. E salutando Fabio Macchionni, il direttore del coro, io dico che la rassegna stampa per il momento finisce qui, e grazie a Marco Camozzi per la collaborazione tecnica. Radio Marconi.